In questo video, per par condicio con il video precedente, andiamo a configurare l'integrazione di OpenHub con il mondo Alexa di Amazon per controllare i nostri item di OpenHub tramite l'applicazione Alexa e con la voce tramite i dispositivi Amazon Echo che eventualmente possediamo. La procedura è del tutto simile all'integrazione con Google Home vista nel video precedente, molti passaggi sono in comune. Iniziamo quindi. Come prima cosa andiamo a vedere la documentazione ufficiale, andando nel sito della documentazione di OpenHub. Sulla sinistra, nella sezione Ecosystem, abbiamo Amazon Alexa come prima scelta. Nella sezione dei requisiti vediamo che ci viene richiesto la connessione all'OpenHub Cloud Connector, stessa cosa che abbiamo fatto già per l'integrazione con Google Home, quindi in questo caso non andrò a rifarla, ma la potete trovare in un video precedente quando ho parlato appunto dell'integrazione con l'app Google Home. Ovviamente poi è necessario un account Amazon e un dispositivo Alexa, quindi che può essere un Amazon Echo, un Amazon Echo Dot oppure un semplice smartphone con Alexa installata, con l'app Alexa. Fondamentalmente l'integrazione funziona molto simile a quella di Google Home, nel senso che ne andremo a definire degli item a cui aggiungeremo dei metadata per specificare che tipo di dispositivo deve essere visto da Alexa. Nel caso specifico andremo a configurare un interruttore per la luce della cucina e la rilevazione della temperatura e dell'umidità sempre della cucina, come abbiamo fatto per l'integrazione con Google Home. Quindi andiamo sulla nostra interfaccia di OpenHub. Per prima cosa andiamo a controllare che la connessione col Cloud Connector sia a posto. Quindi ci loghiamo col nostro account e siamo online. Quindi la nostra istanza locale di OpenHub è connessa con il Cloud. Torniamo su OpenHub e andiamo a cercarci gli item che vogliamo rendere disponibili su Alexa. Quindi luce cucina è il primo. Lo selezioniamo e aggiungiamo in parallelo al metadata di Google Assistant anche quello di Amazon Alexa, che nel caso di un semplice interruttore è lo switchable. Salviamo. Poi andiamo a cercarci il sensore di temperatura sempre della cucina. Aggiungiamo il metadata di Alexa. E mettiamo temperature sensor temperature. Salviamo e ci cerchiamo a questo punto anche il sensore di umidità della cucina. Aggiungiamo il metadata e salviamo. A questo punto dovremmo essere pronti per poter visualizzare i nostri item sull'app Alexa del nostro smartphone. Quindi passiamo sullo smartphone. Eccoci sulla nostra app Alexa, dove siamo loggati con l'account Amazon. A questo punto andiamo sui dispositivi e andiamo ad aggiungere la skill di OpenHub. La cerchiamo. E l'attiviamo. Dobbiamo loggarci al cloud con le credenziali solite e a questo punto dobbiamo ricercare i dispositivi. Ecco che siamo quasi arrivati alla fine, vediamo se ha trovato qualcosa. Alexa ha trovato tre dispositivi. Ottimo, andiamo a vederli. Temperatura cucina, umidità cucina e luce cucina. Perfetto, sono i nostri tre dispositivi che abbiamo reso disponibili e visibili da OpenHub con i metadata di Alexa. A questo punto possiamo andare a vedere se funzionano. Adesso decidiamo di configurarli. Vabbè, il gruppo che sarebbe la stanza la saltiamo. Ok, andiamo a vedere tutti i dispositivi. Quindi la temperatura funziona. Umidità, sì, un po' piccolo ma funziona, e la luce cucina ci dice che è spento. Adesso andiamo sulla nostra solita sitemap, così facciamo un compare di quello che succede tra OpenHub e Alexa. Quindi la nostra sitemap è già pronta,
quindi possiamo andare a visualizzarla. Ok, quindi la temperatura ci indica 22 e 22,4 sull'Appalexa, qui deve essere approssimato all'intero, possiamo andare anche a vedere. Come abbiamo creato l'item, sì, infatti un %D che è un numero intero, noi possiamo mettere %1F per dare una label, una cifra decimale, salviamo. Torniamo sulla sitemap, ecco, vedete 22,4 come su Alexa. Andiamo a vedere l'umidità, 69%, ok? E adesso proviamo ad accendere la luce. Vedete che anche OpenHub reagisce di conseguenza. Spegniamo la luce e si spegne anche su OpenHub. Quindi anche in questo caso tutto ha funzionato abbastanza facilmente. L'ulteriore prova che possiamo fare è utilizzare la voce con l'applicazione Alexa. Stessa cosa che si può fare poi con, ovviamente, con i dispositivi fisici Amazon Echo. Quindi proviamo ad accendere la luce della cucina con la voce. Accendi luce cucina. Ok. E anche OpenHub ha reagito di conseguenza. Quindi direi che tutte le verifiche sono andate a buon fine, quindi anche questa tipologia di integrazione funziona correttamente.